Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa. Il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto, porto una cartolina. Ospite d'eccezione per gli amanti del rap nel pomeriggio di sabato 29 marzo presso il centro commerciale Bari Blu di Trigiano. Ad animare il pomeriggio è stato il vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, sezione Nuove Proposte, Rocco Hunt. Il suo brano, No Yurne Boon, è stato molto apprezzato e ha portato per la prima volta a trionfare al festival una canzone rap. Il giovane rapper salernitano è stato accolto dai tanti fan che hanno affollato il centro commerciale, giunti in ogni parte della regione e non solo. Molti di loro hanno avuto la possibilità di farsi fotografare in sua compagnia, oltre che ricevere l'autografo sul suo ultimo CD. Noi di Bari Web TV lo abbiamo incontrato e intervistato per voi. Buonasera Rocco. Buonasera, grazie per l'ospitalità, tutto bello. Iniziamo un po' a ripercorrere la tua carriera. So che ti sei avvicinato al rap molto presto, a 11 anni. Come mai hai scelto proprio il rap? Ma il problema è che non l'ho scelto, ecco, mi si è proposto davanti e mi è venuto in modo molto molto naturale, ecco, non c'era alternativa perché comunque, come dico in un pezzo, è lei che ha scelto me, ecco. E diciamo, per fortuna ho incontrato da giovane questa passione, che poi con tanti sacrifici e tanto impegno, tante felpe sudate, felpe col cappuccio ovviamente per restare in tema hip hop, si è avverato il sogno, ecco. Gli anni un po' che ti hanno dato, diciamo, più successo sono stati quelli del 2011, poi il 2013 con i primi singoli, i primi dischi, giusto? Sì, ringraziando a Dio è stata tutta una cosa in discesa, ecco. Ho fatto uscire i primi singoli, le prime cose su YouTube, poi il primo album ufficiale con la casa discografica, la Sony, importante, e quindi diciamo un po' di credibilità anche di discografica. Poi con quest'ultimo album, la vittoria di Sanremo, sta arrivando anche qualche risultato in classifica, eccetera, eccetera, quindi ne siamo contenti perché i risultati morali sono tantissimi, diciamo, la soddisfazione alle stelle. Quando poi, diciamo, arrivano anche i numeri, ci rimani contento due volte. Appunto, poi 2014, l'esplosione a Sanremo Giovani e ora l'ultimo album. So anche con la collaborazione di molti artisti, anche di internazionali. Ma sì, artisti nazionali, anche con artisti della world music internazionale come Enzo Avitabile, però diciamo ho voluto restare comunque di me un'immagine comunque da rapper, ecco, quindi sono collaborazioni da parte di tutta la scena rap italiana, ovviamente con anche partecipazioni da parte della scena pop d'autore italiana, Eros Ramazzotti, Tiro Mancino, eccetera. Un'ultima cosa, Rocco, prima di salutarti, se vuoi salutare tutti i nostri spettatori di Bari Web TV con un saluto in modo rap, ovviamente. Yes, io nome è Rocco Hunt e mi trovo un coppa YouTube, sfunnamo Bari Blu e pure Bari Web TV, e stai con me, frate. Rocco Hunt è poeta urbano, ricavo pure rindo centro commerciale, yes, grazie, salutiamo tutti i nostri spettatori.